Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del settimo episodio della settima stagione di American Horror Story andato in onda martedì sera negli Stati Uniti. Oh my god, che episodio! Sono sicura che non tutti la penseranno come me, ma non posso che dire che mi è piaciuto moltissimo. Le emozioni sono state tante, gli spunti di riflessione altrettanto, e veramente mi ha fatta impazzire. Ma andiamo ad analizzarlo subito un po' meglio. La mia previsione almeno in parte si è verificata, nel senso che immaginavo che, poiché le carte sono già state in gran parte rivelate, sarebbero stati necessari dei parziali filler per riempire almeno un po' del minutaggio rimanente. Eppure, nonostante tutto, per una volta ho apprezzato moltissimo questo salto nel passato, perché è stato in grado di non essere sconnesso rispetto alla storia principale e soprattutto ci ha raccontato uno spaccato reale della storia contemporanea americana, seppure chiaramente riveduto e corretto nella tipica maniera esasperata conosciuta e amata da Ryan, che ci dimostra come al solito la presenza di corsi e ricorsi storici e che innalza i livelli del nostro terrore, facendoci pensare che l'unico modo per provare a risolvere le cose che non ci piacciono sia quello di dare totale sfogo alla nostra furia cieca, perché gli esseri umani appaiono come assolutamente irrecuperabili. Tra l'altro, io in linea generale non amo molti doppi ruoli, ma devo dire che Evan Peters in versione Andy Warhol regista BC è stato fenomenale. Questo attore, che come ho già avuto modo di dire in passato in alcuni frangenti non mi ha convinta, a questo punto sta crescendo in una maniera esponenziale, regalandoci delle performance veramente convincenti, e questa stagione è a pieno titolo la sua. Conoscevo poi Lena Dunham soltanto di nome, non l'avevo mai vista recitare, e questa interpretazione di Valerie Solanas mi ha ufficialmente stregata, perché è riuscita a mettere in scena in maniera perfetta questo ardore misto a rabbia, dolore e frustrazione che sfociano in ossessione, psicopatia e delirio di onnipotenza. E la circostanza secondo la quale le donne, neanche mettendo insieme un esercito e uccidendo con ferocia, riescono a risultare credibili, a prendersi tra virgolette il merito per le loro imprese, che invece viene attribuito o associato alla presenza maschile, per la serie proprio cornute e mazziate, è stato veramente il top. Venendo poi al presente, che gioia ho avuto nel rivedere Francis Conroy. È vero, Ryan ha dalla sua veramente una squadra di attori formidabili e spesso non riesce a sfruttare al meglio le loro potenzialità. Ma d'altro canto, di fronte ad una storia buona, il fatto che ogni singolo interprete dia il suo contributo rappresentando un valore aggiunto è sicuramente qualcosa di notevole. Quale altro show può vantare la presenza di guest star di questo calibro? E tra parentesi, in questo contesto ho sorriso anche moltissimo nel rivedere Jamie Brewer, che ha interpretato Edda, una delle seguaci di Valerie. Io questa attrice veramente la amo, il suo sorriso demoniaco mi fa impazzire. E per tornare invece alla trama, mi è piaciuto moltissimo che Bibi abbia avvicinato in primis Beverly, perché come ho già detto, fino a questo momento è stata l'unica ad aver dimostrato di poter rivaleggiare concretamente con Kai, perché sotto sotto è più megalomane e bisognosa di riscatto rispetto a lui, e soprattutto al suo pari è in grado di entrare nella mente altrui e di manipolarla. Tra l'altro, questo episodio secondo me ha rappresentato una svolta molto interessante significativa ai fini della trama generale. Infatti sappiamo che Beverly, Ivy e Winter hanno deciso di sostenere Kai nonostante lui sia schierato in maniera opposta rispetto a loro, perché sono disilluse da ciò che hanno intorno e dal genere umano nel suo complesso, e quindi sono state convinte che lui avrebbe rappresentato il singolo che, nonostante le idee diverse, avrebbe potuto donare loro ciò che desiderano. Bibi però è stata funzionale a dare conferma di ciò che Beverly stava già arrivando ad afferrare da sola, ossia il fatto che Kai abbia sfruttato l'insofferenza di tutti per renderli dei burattini nelle proprie mani e poterli manipolare a proprio vantaggio, non avendo la minima intenzione di dividere il suo potere con nessuno. Il problema grosso però, ed è stato evidente già prima del plot twist definitivo, è che uccidendo Harrison le donne hanno fatto esattamente il gioco di Kai, facendosi mettere scacco da lui che per l'ennesima volta è riuscito a strumentalizzarle. Sia chiaro, la morte di Edison tra atroci sofferenze era attesa da me più del Natale, ma mi fa sclerare il fatto che la furia continui ad avere sempre la meglio sulla lucidità e la razionalità. Ad ogni modo, ho trovato il finale veramente grandioso, perché mi ha lasciata con degli enormi quesiti. Cosa ci ha voluto dire veramente Ryan con questo racconto? Voglio dire, alla fine della fiera, qual è la sua vera visione della donna e del potere femminile? Il gesto conclusivo del quartetto, che è stato sicuramente provocatorio se messo in relazione con tutto ciò che avevamo visto fino a quel punto, vuole essere una conferma del fatto che le donne siano più facilmente abbindolabili perché più viscerali e meno razionali degli uomini? O semplicemente è la conferma del fatto
fatto che il disagio mentale generale abbia avuto il sopravvento e che quindi non ci sia più speranza per nessuno. Considerato lo scambio di battute finali tra Kai e Bibi, io propenderei per la seconda opzione, nel senso che Kai si è limitato a reiterare il suo consueto modus operandi e lo dimostra il fatto che in questo caso sia stata proprio una donna ad aiutarlo contro le altre. Quindi secondo me non si è trattato di uno scontro tra i sessi, ma di una variazione sul tema dei diversi approcci nei riguardi di ciò che odiamo perché riteniamo nemico ed estraneo al nostro modo di essere. Detto ciò, pur avendo amato moltissimo questo episodio, spero che questa sia stata l'ultima digressione così ampia e che gli ultimi 4 episodi siano più pregni di eventi legati al filone principale, anche perché sono interessata a scoprire di più riguardo al poliziotto, allo psichiatra, e sono davvero curiosissima di scoprire quali saranno le battute finali di questo scontro senza esclusione di colpi, dove ormai gli schieramenti sono sempre più labili e colpi di scena potrebbero essere ancora davvero tanti. Quindi, per tirare le fila, questo episodio nello specifico mi ha convinta e lo promuovo a pieni voti. La stagione nel suo complesso sta continuando a sorprendermi in maniera positiva e le mie aspettative sono sempre più alte, quindi dita incrociate per gli episodi che mancano. E voi invece che mi dite? Vi è piaciuto questo episodio? Non vi è piaciuto? L'avete trovato un filler un po' inutile? O ci avete visto qualche spunto interessante? Ditemi tutto con un commento. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova video recensione. Vi lascio nell'info box, oltre al link ai miei social, anche link delle pagine American Horror Story Italia e Traduttori Anonimi. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate verso l'alto e se non l'avete ancora fatto e vi va, iscrivetevi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!